appuntamento con i giorni della Chiesa. Ben trovato Paolo. Ciao Simona, un saluto a tutti gli amici che ci seguono anche questa settimana da casa. E anche questa sera il nostro pulmino è pieno. Pienissimo. Guarda, un pulmino... Sempre ecocompatibile. Quello dobbiamo dirlo tutte le settimane, ma perché altrimenti ci fermano. Oggi doveva veramente essere molto capiente, visto i tanti amici che anche oggi sono venuti a trovarci e a raccontare una delle esperienze più belle che sono che arriveranno tra pochi giorni nella nostra chiesa. Lo scorso anno Papa Francesco ha invitato tutti i cattolici a vivere una giornata particolare, una giornata per i poveri, una giornata in cui al centro ci siano i poveri, ma non per servire i poveri, ma per vivere insieme con loro, per condividere un pezzo di vita. Ora, dobbiamo dire che non è che vogliamo farci complimenti, ma sicuramente nella nostra diocesi c'è una grande sensibilità da sempre su queste tematiche, ci sono tante realtà che lavorano quotidianamente, spesso nel silenzio, perché comunque il vivere insieme forse non fa clamore, ma vogliamo raccontare un'iniziativa particolare che sarà anche occasione poi per presentare alla città anche un'azione di sensibilità che è appunto quotidiana. E allora questa sera abbiamo qui alcuni ospiti, perché la prossima settimana vivremo una domenica speciale, in realtà l'iniziativa poi partirà venerdì, ma ne parleremo tra pochissimo, e andiamo subito a salutare gli amici che sono qui con noi questa sera in studio, a partire da Livio Liguori della comunità Papa Giovanni XXIII. Ciao Livio, benvenuto. Ciao, buonasera. Dei graditissimi ritorni nello studio dei giorni della Chiesa sono quelli di Maria Carla Rossi e di Cesare Giorgetti della Caritas. Benvenuti e bentrovati. Buonasera. Abbiamo anche l'onore di avere il vicario generale questa sera, Don spesso. Maurizio Fabbri. Ciao Don Maurizio, grazie. Ciao, grazie a voi. Preziosissimo anche il lavoro per questa iniziativa portato avanti dalla Protezione Civile, uno dei volontari storici, Luciano Bagli. Ciao Luciano, bentrovato. Grazie. Allora, andiamo subito a presentare questa iniziativa di domenica. Cesare, un invito, quello di Papa Francesco, che è arrivato lo scorso anno e che rimane insomma porte aperte immediatamente, come se quasi aspettassimo questa proposta del Papa. Sì, Papa Francesco ha indetto la giornata mondiale dei poveri, che si svolge ogni anno la domenica di novembre prima della domenica di Cristo Re, quindi alla fine dell'anno liturgico. E l'idea è proprio quella, come dicevi tu, non tanto di fare una riflessione o una sensibilizzazione sui poveri, ma vivere una giornata di condivisione con i poveri, perché questo poi diventi uno stile di vita normale per i cristiani. Diciamo, Cesare, che per chi, come la maggior parte delle persone che sono qui questa sera, condivide questa quotidianità, è quasi molto semplice trasmettere questo messaggio, e il portarlo fuori, che a volte diventa fondamentale, perché tanti non sanno il bene che ogni giorno viene seminato. Come ogni azione della Caritas, ma credo di chiunque lavori con i poveri, ogni azione deve essere educativa, più che rispondere a dei bisogni o delle emergenze. L'educazione in questo caso è proprio quello di sedersi vicino ai poveri, ascoltarli. Il titolo di quest'anno è proprio "Il povero grida, il Signore lo ascolta, risponde", ma noi lo ascoltiamo, rispondiamo. Viene in mente come quando Mosè si presenta al rovetto ardente, il Signore gli dice, Dio gli dice: io ho ascoltato il grido del mio povero, però adesso va e fallo uscire dall'Egitto. Quindi noi oggi viene fatto lo stesso appello, scusate. Dio ascolta il grido del povero e ci dice a noi: va, vivi con loro, fai un pezzo di strada con loro, aiutalo a crescere e a liberarsi dalla sua situazione di povertà. E quindi in questo caso un'azione educativa che è più rivolta, ecco, a chi quel giorno dovrà affiancare i poveri, che non ai poveri stessi. Non a caso è molto importante anche l'articolo che è stato utilizzato per questa giornata, che appunto è Giornata Mondiale dei Poveri. Don Maurizio, quindi un appello, una proposta a chi magari non è così attento al proprio fratello che vive una situazione diversa, magari più marginale o più di bisogno rispetto alla nostra. Sì,
prima Simona ha accennato il fatto che questa giornata è un invito rivolto ai cattolici, in realtà il Papa si rivolge non solo ai cattolici, ma si rivolge a tutti gli uomini di buona volontà, si rivolge anche ai non credenti, si rivolge alle autorità che amministrano. Quindi nessuno può dire questa cosa non è non per me, riguarda. Non mi riguarda. Anche perché quello che ci sta dietro, e il messaggio che il Papa scrive ogni anno è molto bello, anche quest'anno, evidenzia che cosa rende difficile ascoltare il grido del povero. No. E qui ci sono alcune parole del Papa molto significative che mi piacerebbe recuperare. Dice: noi abbiamo una specie di fobia per i poveri, e come gente portatrice di insicurezza, di instabilità, di disorientamento dalle nostre abitudini, persone da respingere e tenere lontani, si tende a creare una distanza tra sé e loro. E non ci si rende conto che in questo modo ci si rende distanti dal Signore, Gesù. E cioè questa psicologia che tutti un po' viviamo, non direi che nessuno qui può dire ma sono solo gli altri, guardarsi un po' dentro di sé e dire meglio quando incontro una persona nell'indigenza, che sia un'indigenza tipo materiale o che proponga un problema, un disagio, come reagisco, che cosa penso. Ecco, penso che guardare l'altro come un problema da cui allontanarsi piuttosto a cui avvicinarsi sia un po' la reazione che abbiamo dentro. Ci sono in questo delle motivazioni anche di tipo antropologico, che vuol dire che siamo molto centrati su noi stessi, pensiamo che in fondo dobbiamo difendere noi stessi e che il prossimo in fondo è un disturbo. Questa è un po' la cultura che stiamo respirando e quindi che incide molto su questa. E se vuoi, reazione. Don Maurizio, quando si riesce a superare questo aspetto, quindi della lontananza, perché la lontananza, tenendo lontano, ce lo fa vedere meno, magari quasi ci fa pensare ma esisterà veramente, oppure teniamolo nell'ombra, io cerco di passare il più lontano possibile, anche laddove, qui dico anche a chi invece ha fatto un passo di vicinanza, di sensibilità, certo. Spesso entra la dinamica del servizio, facciamo qualcosa perché noi abbiamo delle possibilità, questo è vero, però è anche vero che simbolicamente questo tipo di pranzo mette insieme tutti a tavola, non sono le persone volontarie che servono, sì ce ne saranno alcune che faranno anche questo, ma l'invito è proprio mangiamo insieme, condividiamo il pranzo insieme. Simbolicamente, è chiaro che è solo un piccolo gesto, però credo che sia significativo, non so se concordi. Sì, sì, no, io penso che il Papa stesso nel suo messaggio richiama un segno specifico, forse una delle poche volte che il Papa dice fate questa cosa, cioè fate un pranzo insieme, accogliete alla vostra tavola delle persone con cui condividete questo momento. Questo educa più di tutte le parole o le affermazioni, le prediche che possiamo dire. E perché lì poi questo. La distanza si accorcia, perché se ci si è seduti vicini magari poi si parla della vita, dei figli, del lavoro che c'è, che manca, dove si vive, dove si passa la notte. Maria Carla, tutti i giorni per voi è anche questo incontro. Sì, tutti i giorni per noi anche questo incontro, e l'importante comunque è veramente essere con loro, ascoltarli e toglierci anche un po' delle nostre idee, dei nostri diciamo preconcetti, no? Noi li vorremmo vedere in un certo modo, vorremmo risolvere i loro problemi in un certo modo, ma non è così, loro sono loro, dobbiamo metterci proprio nell'ascolto a sentire proprio quello che loro hanno da dire, come vorrebbero realizzarsi, qual è la loro idea di vita. Non possiamo pensare di aiutarli con un lavoro normale. Cosa vuol dire normale? E quindi questo è importante, secondo me, proprio mettersi a contatto e ascoltarli e dare quella parte di umano che invece nel servizio magari non riesci delle volte a dare, ecco. Però tirar fuori proprio questa relazione umana, perché se no loro si sentono come degli invisibili, cioè, tu gli dai tutto ma sono invisibili perché nessuno mi parla, nessuno mi chiede una cosa, e i miei problemi e i miei dolori me li tengo perché ho difficoltà a parlare. Quindi dare questo, tutto e magari non dare l'essenziale, non esatto. No? Come dice alle volte anche il nostro Vescovo Francesco. Esatto. D'altra parte anche nel Vangelo Gesù dice i poveri li avrete sempre con voi. E più che un orizzonte sociale, suona invece come una prospettiva antropologica che deve fare riflettere chi, ecco, tutti i giorni passa accanto a questi, tra virgolette, invisibili che invece dovrebbero diventare i più prossimi possibili. Chi ha un'esperienza quotidiana, oltre alla Caritas, di questa prossimità è sicuramente la Campana di Betlemme, uno dei tanti servizi che la Papa Giovanni
ha portato in questi anni alle persone che hanno un certo tipo di bisogno. Ecco, raccontaci come state vivendo anche voi questa preparazione e che cosa significa questa giornata dei poveri per la vostra realtà. Beh, diciamo, è molto importante per noi sicuramente per quanto riguarda la relazione, che è un punto fondamentale sia per l'ascolto sia per, come diciamo prima, sul punto dell'educazione, perché spesso comunque magari si tende a pensare all'educazione in un solo senso, quindi da noi verso loro, ma con queste azioni si educa anche proprio la cittadinanza, appunto, ad avvicinarsi e ad avere un contatto con un primo, un secondo o anni di contatto con queste persone che comunque vivono dei momenti di difficoltà, ma appunto l'azione educativa non è solo verso, diciamo, una categoria in questo caso, ma è anche verso proprio la cittadinanza, e sicuramente la relazione e il mangiare l'uno a fianco all'altro crea appunto quell'evento, quella situazione che tu poi ti porti a casa, e nel momento in cui tu rincontrerai quella persona per strada sarà molto molto difficile girare la testa dall'altra parte e far finta di nulla, quindi sicuramente sono queste azioni che avvicinano la cittadinanza, diciamo, a queste persone. È così, quando tu incontri qualcuno, magari appunto condividi un pasto insieme, poi come fai a girarti dall'altra parte quando lo trovi sul corso, in stazione? Non è più la stessa cosa. Livio, tu da 2 anni sei volontario all'interno della Capanna di Betlemme. Ci racconti come ci sei arrivato e che cosa oggi ti dice questo è il mio posto? Beh, il percorso è stato molto breve in realtà. Ho finito il servizio civile all'estero con la Papa Giovanni. Quando sono tornato mi sono preso un periodo un attimo di riflessione proprio sulla condivisione, su che cosa voleva dire creare queste relazioni non così distanti, ma appunto che ti mettessero in una condizione di vivere, diciamo, in un certo senso anche per scelta, una condizione che altri vivono non per scelta, e poi ho incontrato la Capanna durante una testimonianza di Nicolò, che appunto è responsabile, quindi lì mi sono dato un attimo dei tempi e poi alla fine ci sono entrato. La prima sera è stata un po' complicata, ma poi beh, sono andata male solo la prima sera, poi va bene. Sì, beh, è stato d'impatto. È andata anche bene il tempo. È andata bene. Sì. Assestamento, è durato poco. E chi coinvolgere se non chi è capace in 448 di prepararti 300, 400 posti in ogni posto del mondo, in questo, vabbè, dell'Italia, che insomma, se non gli amici della Protezione Civile che sono stati immediatamente coinvolti, è stato così anche lo scorso anno e quest'anno si sono nuovamente rimessi in gioco. Luciano, avete risposto un'altra volta sì? Credo che sia doveroso farlo. Prima di tutto perché credo che sia nella nostra mission, cioè quella dell'assistenza alla popolazione, dell'assistenza a quelli che hanno bisogno. Noi siamo di recente venuti a casa da Feltre e quindi abbiamo portato assistenza e solidarietà a quella gente, e devo dire che i volontari che sono venuti a casa forse hanno ricevuto di più di quello che hanno dato. Perché effettivamente li trovi tutti contenti, gioiosi, pieni di vitalità e di motivazioni. E credo che questo impegno qua ci caschi bene, perché in fondo è un servizio, mettiamo a disposizione i nostri esperti in cucina, che sono abituati a fare pranzi dei numeri abbastanza elevati, e quindi per noi non è un problema. Io volevo fare una riflessione che stavo facendo in questi giorni, cioè ci accorgiamo che quando ci sono delle calamità tutti siamo disposti ad aiutare, a darci una mano, eccetera. Poi quando vediamo le file dei poveri che fanno la fila alle mense, ci rende indifferenti. Cioè, voglio dire, questo qui non capisco, perché anche questa è un'emergenza.
Cioè, voglio dire, e dovrebbe essere la stessa cosa di quelli che hanno perso momentaneamente magari la casa, ma questi ce l'hanno per tutta la vita, o perlomeno per certi periodi. E questo proprio mi pone, mi manda in crisi, insomma. Anche perché stranamente quella cosa che dicevi, Luciano, è penso sostanziale, perché nel momento della povertà anche di qualche istante, no? Come le popolazioni che avete incontrato adesso, ma ne avete incontrate tante quando sono state calamità, terremoti, crea un senso di solidarietà dove proprio perché si perde tutto, anche tutti insieme, ci si è più vicini, ci si fa più prossimo dell'altro, perché anche nel poco, anche quando non si ha niente, tante volte avete raccontato persone che aiutavano anche se avevano visto crollare la loro casa, oppure l'altro giorno abbiamo sentito uno dei volontari, tra l'altro responsabile proprio della nostra colonna regionale della protezione civile, che ci diceva mentre eravamo lì a tirar giù alberi, a sistemare così, le mamme di Fede ci portavano il tè, le torte. Questo è fare comunità. Forse, come dici tu, bisognerebbe fare il passo di non aspettare l'emergenza per farsi prossimi gli uni agli altri. Forse credo che sia un messaggio molto bello. C'è questo, diciamo, appuntamento per la città di Rimini, diciamo, che poi lo diremo tra poco anche dove si svolgerà, ma diciamo, Don Maurizio, che è tutta una diocesi attenta a questo invito di Papa Francesco. Sì, il senso di questa iniziativa, l'abbiamo un po' spiegato anche ai sacerdoti della nostra diocesi, è quello di far sì che in ogni comunità ecclesiale, coinvolgendo anche le varie realtà ecclesiali, quindi coinvolgendo anche le associazioni, i movimenti, oltre alle Caritas parrocchiali, ecco, ci fosse un coinvolgimento insieme per offrire un segno di Chiesa alle persone che in varie forme sono nella condizione della marginalità, della sofferenza o della povertà. E quindi noi l'invito l'abbiamo fatto, speriamo che questo venga raccolto, ecco, un po' in tutte le realtà ecclesiali e anche nelle zone pastorali e così via, quindi ecco, quello che noi organizziamo qui in città in qualche modo ha un valore un po' esemplare per quello che può essere fatto poi anche nelle altre realtà. Ecco, Don Maurizio, dicevi che l'invito del Papa è rivolto non soltanto alla Chiesa Cattolica ma anche a tutti gli uomini di buona volontà, e la diocesi di Rimini a chi ha esteso questo invito per l'iniziativa della giornata mondiale dei poveri che si svolge a Rimini città? Ma noi l'abbiamo esteso a quelle comunità che sono cattoliche anch'esse ma di rito orientale, quindi che sono, abbiamo due comunità in particolare, una rumena e un'ucraina, che celebrano poi l'Eucaristia presso la chiesa vicino alla Caritas, e quindi ai loro sacerdoti di riferimento. Quindi poter essere presenti a questo momento sia liturgico sia del pranzo che facciamo insieme anche come possibili volontari, fra l'altro. L'abbiamo fatto la proposta anche alla comunità ortodossa sia rumena sia di rito sia russa, non so se russo, è russa, sì, comunque della la celle, ortodossa, diciamo, delle celle, delle celle. Sì. E quella rumena ci ha già risposto che sarà presente, l'altra non so, adesso noi aspettiamo. Ancora manca una settimana, per cui ancora sono ancora i settimana. Tempi. E mi sembra anche la comunità valdese che sia stato anche un invito. Quindi diciamo così, il dare un po' a questo momento un colore ecumenico, ecco, perché questo è un segno bello, come attorno alla risposta al povero si crea unità in realtà fra le varie comunità che hanno tradizioni, sensibilità anche diverse su altri aspetti, insomma. Cesare? Ecco, mi pare che queste giornate, questi gesti di condivisione, questi momenti di condivisione debbano aiutarci a fare quel passo in più che Papa Francesco ha invitato a fare fin dall'inizio. Quando lui invita a passare dal fare per allo stare con, ma lo stare con nella reciprocità. Cioè, lasciatevi evangelizzare dei poveri vuol dire io ti ascolto perché so che tu hai qualcosa da insegnarmi, da dirmi, non solo ti ascolto per capire che cosa devo dare a te, ma ti ascolto per capire che cosa tu dai a me. Quindi questo è molto importante, noi facciamo fatica a fare perché siamo sempre un po' sul piano del noi e voi. Mentre invece lo stare con in questo senso ci aiuta, perché i poveri poi ci interrogano sul nostro modo di vivere, sui nostri stili di vita, su come noi utilizziamo le cose che abbiamo, il tempo, eccetera. Quindi credo che questa giornata, spero e credo che questa giornata possa aiutarci
ha una riflessione, tant'è vero che noi abbiamo fatto il duplice invito, l'invito a servire a tavola, ma l'invito anche a stare a tavola con i poveri. Speriamo che quest'anno siano molti quelli che, perché il servire a tavola c'è sempre anche troppa gente, perché è un po' anche gratificante, certo. No? In una giornata servire i poveri, eccetera. Quando tu dici lo stare, ma guarda, c'è posto a tavola con i poveri, sì, ma io vorrei servire. Ecco, quello è il modo migliore per servire, non stare con. Prima lo prego, una cosa che dimenticava è che l'invito che abbiamo rivolto l'abbiamo rivolto anche agli amministratori, anche all'autorità, nel senso del nostro paese, anche al prefetto, anche, cioè quelle figure che sono un po' anche civilmente, un po' a servizio della collettività in tante forme. Quindi li abbiamo invitati a essere presenti alla liturgia, invitati a essere presenti anche a tavola con i poveri, come diceva adesso Cesare, proprio perché il contatto diretto fa capire tante cose in più rispetto a quello che... Se è vero che la politica è a servizio di una comunità, direi che questo potrebbe essere un'occasione ancor più che utile per capire anche come si sta muovendo una comunità. Lo abbiamo accennato più volte, insomma, che questo momento della giornata dei poveri sarà vissuto in due momenti: il primo venerdì prossimo alle 21 con una veglia di preghiera nel convento di San Bernardino, anche questo nel cuore del centro storico, questo luogo pulsante di preghiera quotidiana e perenne, mi verrebbe da dire. Chiaramente loro per ovvie ragioni non potevano essere presenti in trasmissione, andare tutti da loro sarebbe stato complicato, e allora ieri sono andata a trovare Madre Nella Letizia, la superiora proprio della comunità di San Bernardino, perché anche loro si sono sentite profondamente vicine a questa iniziativa, con anche tanta gratitudine nei confronti di chi l'ha organizzata. Partiamo proprio dal valore dell'iniziare con la preghiera e dalla preghiera. Ci sentiamo molto vicine e sensibili al tema della povertà, ecco, perché Francesco non ha servito i poveri, ma ha scelto di essere povero lui stesso per servirli. E quindi pensiamo molto bello, ecco, che anche la Caritas abbia proposto di vivere questo momento e di condividerlo con noi, che siamo gemellate con loro da vari anni. E perché il tema è questo povero grida, il Signore lo ascolta, ecco, vogliamo mettere proprio nel cuore di Dio questo grido del povero, ma perché noi uomini possiamo sentirlo e servirlo, ma anche facendo un oggetto di preghiera. Non siamo qui per fare un'isola felice in cui ci dedichiamo alla contemplazione disincarnata da quelli che sono i bisogni dei fratelli e delle sorelle, ma ecco, ed è molto bello per noi avere anche questo gemellaggio, per esempio con la Caritas, perché ci sentiamo, ecco, di essere queste mani alzate di questi fratelli che invece si occupano magari dell'aspetto più materiale della povertà, però non esiste solo un aspetto materiale, ma noi siamo spirito, anima e corpo, e quindi ci prendiamo cura tutti insieme delle povertà dei fratelli e intanto curiamo anche le nostre. Maria Carla, bella questa idea, questa immagine di mani alzate e mani che poi sono veramente insieme nel fare, forse recuperare entrambe credo che sia fondamentale. Immagino che anche per voi, che ogni giorno in Caritas iniziate con un momento di preghiera, tra l'altro anche in risonanza con le Clarisse, sì, abbia un significato ancora più importante. Sì, certo, naturalmente tutto parte, il punto fondamentale, il centro è ovviamente la preghiera, come diceva Suornella, noi siamo gemellati con loro da 2 anni, cioè nel senso che loro pregano per noi, per la nostra attività, tutti i giorni, e noi facciamo nella mattinata il nostro momento di preghiera, e una settimana al mese più o meno preparano loro la meditazione che noi leggiamo quella mattina. Quindi siamo molto uniti e molto legati, e cerchiamo di tenere proprio
come punto base forte è di è questo che è il momento della preghiera. Anche perché il rischio è comunque di dimenticare quello di pensare che dobbiamo dare e esatto, basta. No? Invece lo facciamo in, all'ingresso della Caritas, quindi aperto a tutti, anche ai poveri, se vogliono venire possono partecipare. E per ricordare a tutti che la nostra attività parte da lì, altrimenti non ha senso, insomma, non Livio, avrebbe senso. Venite da una bellissima esperienza solo pochi giorni fa, la notte di Don Oreste, ormai un appuntamento insomma aspettato anche in, in città, un momento di preghiera anche in questo caso che si è svolto a Sant'Agostino. Abbiamo visto proprio le immagini la settimana scorsa, poi l'andare, la biblioteca vivente in piazza, poi si va in stazione, si incontrano le persone ai margini con l'invito speciale ai giovani. E allora ti chiedo questo, i ragazzi, i giovani, sono sensibili a questo tema? Sono più aperti anche ad avvicinarsi oppure vedi delle resistenze? Beh, sicuramente alla fine i giovani sono, cioè, per quanto siano giovani sono persone, quindi come ci può essere indifferenza tra gli adulti o tra i più anziani o tra i, ci può essere indifferenza anche tra i giovani, però sicuramente in, almeno negli ultimi anni cioè quello che io comunque ho notato rispetto comunque alla capanna di Betlemme è che ci sono tanti tanti giovani che vengono, il bello è che vengono comunque da realtà differenti, quindi chi viene dagli scout, chi semplicemente ha finito il servizio civile o chi ha voglia di cominciare il servizio civile, chi si sta prendendo un periodo dopo gli studi per capire che cosa vuole fare, e c'è una sorta di attenzione, magari non un'attenzione già consapevole, nel senso che non sanno, arrivano, non sanno esattamente che cosa stanno cercando, o comunque non sappiamo, anzi metto tra i giovani, cosa stiamo cercando, però appunto c'è questa ricerca di avvicinarsi, anche di provare un po' delle cose nuove che magari in una vita, non so, quotidiana tra la scuola e il lavoro uno può, si potrebbe perdere un poco alcune cose, e quindi io vedo che comunque comincia ad esserci una sorta di attenzione. Poi il bello è che comunque i giovani fanno rete da sé, diciamo, come ho visto, e comunque la rete rimane importantissima su tutti i piani. E anche ovviamente agganciare un giovane che poi magari ne parla con altri 10, che quei 10 ne parlano con altri 20, ora non dico che arriveranno tutti e 30, però magari le percentuali comunque almeno da quello che vedo i giovani sono molto più attenti, o comunque c'è curiosità, magari non si sa bene cosa si cerca, però la domanda c'è e quindi la indagano. Fondamentale questa giornata dei poveri a Rimini, si sviluppa quindi in due momenti, il primo venerdì e poi domenica. Cesare, che cosa succederà esattamente venerdì sera, che cosa ci proponete? Un momento di preghiera e di riflessione sui tre verbi contenuti sul quali si sviluppa il messaggio del Papa. Il povero grida, e qui avremo delle testimonianze scritte, dei gridi scritte di alcuni poveri della nostra città. Poi c'è l'ascoltare, l'abbiamo detto, è fondamentale in qualunque relazione. Poi c'è rispondere. Ecco, allora ci saranno questi tre momenti attraverso letture appunto di testimonianze, letture bibliche. L'ultimo gesto sarà un gesto molto particolare, perché il vescovo ripeterà il rito dell'effata che è presente nel battesimo, quindi tutte le persone presenti saranno invitate ad andare davanti al vescovo e lui segnerà con il segno della croce, col pollice, segnerà la bocca, le orecchie e gli occhi di tutti i presenti. Cosa significa questo gesto? Significa liberare gli occhi, liberare le orecchie, liberare la bocca, proprio per poter ascoltare, rispondere e vedere il povero che è vicino a noi, ma soprattutto Gesù che è presente nel povero.
e anche questo è simbolico, ma come disse Tonino Bello, la Chiesa non ha i segni del potere, ma il potere dei segni. E quindi speriamo che questo possa invitare, aiutare le persone proprio ad avere occhi, cuore, orecchie aperti per potersi accorgere di chi è vicino, ma poi una bocca per diventare anche voce di chi non ha voce. Un simbolo molto bello a conclusione della, di questo appuntamento, che è presso la chiesa di San Bernardino. Però noi sappiamo che c'è anche un ulteriore passo al termine di questa... Un dopo veglia. Vero Maria Carla? Un dopo veglia, sì. Abbiamo pensato di prolungare questa veglia trascorrendo la notte con i poveri. Abbiamo fatto questa proposta, abbiamo interpellato anche appunto gli scout, l'Azione Cattolica, fare un gruppetto che, come segno ovviamente, quella notte la passi fuori con i poveri. Verrà scelto il posto dove si andrà e faremo questo gruppetto per vivere questa esperienza. Soprattutto, cioè, queste cose penso che ai giovani attirino di più che fare magari un semplice servizio. Sono cose, cioè, i giovani sognano, no? Hanno voglia di provare, di vedere. Esperienze forti, ecco. Quindi pensiamo di così, che questo possa essere, con questo come altri che metteremo poi in cantiere, siano dei segni e delle esperienze che ai giovani possano interessare. Quindi un pochino far crescere, no? Tutta la, e educare la comunità. In tutti i sensi. Livio, non è mica semplice passare una notte alla diaccia, magari sarà pure freddo, quindi insomma forse anche l'intensità di questa proposta. Beh, sicuramente per chi cerca una cosa, un'esperienza diciamo formativa o comunque che appunto torni a casa con un bagaglio, sicuramente questa non questa ti può lasciare indifferente. No, assolutamente. Infatti volevo dire anche questo, che questo non sarà un'esperienza che non lascerà sicuramente indifferente chi la fa, e che quindi pensiamo comunque di continuare di accompagnare chi ha fatto questa esperienza a riflettere, ragionare, perché sennò resta un'esperienza fatto, certo. E finisce lì. L'altra cosa bella, Don Maurizio, che emerge insomma anche da queste giornate, è che poi tutte le realtà che a Rimini si occupano di povertà, che lavorano sempre in rete, ma tutte insieme, vederle insomma anche nell'organizzazione di un appuntamento di questo tipo, credo che sia ancora molto bello, su un tema su cui riflettere. Ma io credo che anche in questo i poveri sono maestri, cioè nel senso che poi l'occasione di essere attenti a loro in realtà crea comunione anche fra chi se ne prende in qualche modo cura. Cioè questo credo che sia un primo segno anche di evangelizzazione anche in questo atteggiamento, cioè dire tutti, ognuno con la propria parte, col proprio carisma, con la propria sensibilità, eccetera, eccetera, può metterci un pezzetto, ecco, per rispondere a quel grido. E questo crea unità anche al di là di quelle che sono le normali relazioni che magari possiamo vivere. Le realtà diciamo della nostra diocesi, ma in realtà anche il mondo laico. Protezione Civile nasce assolutamente in una realtà laica, quindi immagino che forse domenica prossima, Luciano, ci saranno persone insomma che hanno anche un loro percorso di fede, tante persone che arriveranno semplicemente perché sentono che è una cosa importante. Anche questo è fare comunità. Queste cose uniscono. Quindi non c'è ideologia che divide, per cui sono esperienze che vanno sicuramente incentivate e fatte, proprio perché è un insegnamento alla vita quotidiana di tutti i giorni. È proprio così. Altra domanda fondamentale per chi ci ascolta da casa, attende una risposta, il menù è pronto, Luciano? Il menù è quasi pronto, però siccome che è arrivato del materiale gratuitamente, credo, alla Caritas, quindi stiamo valutando di variare qualche cosina. Non lo diciamo, è una sorpresa. Ma noi sappiamo che in ogni caso quello che arriverà sul tavolo sarà sicuramente eccellente. È un pranzo eccellente. Della domenica, Paolo, veramente dall'A alla Z, compreso anche la ciliegina sulla torta finale. Ricordiamo però luogo, sì. Data e giorno, perché tutti bisogna che ce lo appuntiamo in rosso, in agenda.
Una cosa che volevo dire, poi lo dirai anche tu, in questa giornata, che è vero per noi che lo facciamo a Rimini, ma vale anche per le singole comunità, il momento principale sarebbe il momento della liturgia eucaristica. Cioè, diciamo che vorrebbe essere anche questo un momento esemplare, cioè il fatto di preoccuparsi di invitare nella messa, non da spettatori, ma il più possibile da persone accolte e protagoniste, quelle situazioni di povertà che incontriamo in altre forme, anche nelle parrocchie, attraverso le carezze, ma non solo, attraverso i ministri della comunione, attraverso tante altre situazioni, attraverso la catechesi, attraverso eccetera, e che farle sentire accolti nel momento attorno alla mensa del Signore. Cioè la prima mensa è la mensa dell'Eucaristia, questo è quello che sia importante. Noi abbiamo dato anche ai parroci delle indicazioni con la Caritas per rendere significativa quella messa di quel giorno, del 18 di novembre, e quindi anche questo può essere possibile a tutti, anche a chi magari fa fatica a organizzare chissà quali altre iniziative, però almeno l'Eucaristia di quel giorno sia un momento curato con questa attenzione e sensibilità. Dalla mensa attorno al pane dell'Eucaristia deriva poi anche il condividere il pane materiale attorno al pranzo, insomma, eccetera. Insomma. E quando nel brano dei discepoli di Emmaus il testo dice che lo riconobbero nello spezzare del pane. Quello spezzare del pane è quello eucaristico, ma è anche il pane della tavola. E allora quando il sacerdote nella messa dice fate questo in memoria di me, non vuol dire solo ripetete questi gesti, ma fate questo, cioè donatevi, fatevi pane per gli altri come io ho fatto con voi. Quindi quella messa che continua nello spezzare del pane quotidiano. Esatto, non è la messa che è finita, come la formula canonica, ma è la messa che continua nel mangiare quindi insieme. Quindi perlomeno appuntamento ad una messa in tutte e le parrocchie. E quello si può fare anche nelle parrocchie che non hanno organizzato, giocia, certo. Invece a Rimini, per la città, per questa fetta di territorio, alle ore 11 presso la chiesa di San Giuseppe al Porto e subito dopo, dal pane eucaristico al pane della mensa, nei saloni capienti, sempre di San Giuseppe al Porto. Quindi il posto c'è, possiamo quante dire così. Quante persone esatto possono venire? Avete fatto un calcolo di quanti potrebbero essere accolti? 300, 350. Ecco, dopo il pranzo non è finita perché ci sarà una festa in cui i protagonisti saranno tutti coloro che vogliono esserlo. Quindi i poveri che vogliono cantare, karaoke, chi vuole suonare, chi vuole raccontare una storia. Lì c'è anche il palco per cui continueremo per un po' la festa sempre con i poveri protagonisti. 350 posti, Simone, ma io sono convinto che se ne arriva qualcuno in più basta stringerci un pochino. E la protezione civile è abituata, un pasto in più, un po' di pasta buttata, non c'è nessun problema. Non è, prego Don Maurizio. Credo sia doveroso dire anche un grazie alla comunità che ci ha accolto in questa iniziativa, cioè la comunità di San Giuseppe al Porto, che ci ha messo a disposizione non solo lo spazio fisico, ma direi sia anche coinvolta con noi nella preparazione sia del pranzo sia del pomeriggio della festa e nell'accoglienza della loro liturgia eucaristica delle 11. Quindi la liturgia sarà presieduta dal Vescovo, ma poi saranno con celebranti e con anche altri sacerdoti o con lui. Quindi questo è un grazie non scontato e doveroso, credo che anche a Don Mario e a Don Giorgio, insomma. È stata una bella apertura anche nella comunità di San Giuseppe al Porto. Quindi insomma sono diciamo almeno quattro momenti importanti: il venerdì sera con la veglia e il dopo veglia, diciamo così come l'abbiamo chiamato, che in realtà dura fino al giorno dopo, la mattina del giorno dopo, e poi la domenica molto ricca di appuntamenti a partire dalle 11, poi a mezzogiorno e 30 il pranzo e a seguire un momento di festa. Prima abbiamo chiesto a Cesare che cosa sarebbe successo venerdì, ma io la stessa cosa l'ho chiesta anche a Suornella ieri, per cui vediamo se coincidono i due programmi, visto che gliel'abbiamo chiesto, vediamo se Cesare è preparato tanto quanto Suornella rispetto a quello che succede venerdì sera. Sentiamo un attimo.
quando ci siamo incontrati con il direttore della Caritas e anche Cesare, abbiamo proprio detto che non è che noi ci sentiamo ricchi verso i fratelli magari che sono bisognosi, no, materialmente, perché è proprio vero che ciascuno di noi ha un aspetto di povertà di cui prendersi cura e da affidare al Signore, e quindi insomma ci sentiamo veramente tutti coinvolti come poveri all'interno di questa veglia. La veglia è stata strutturata in tre momenti, prendendo come falsariga il messaggio del Papa per questa seconda giornata mondiale per i poveri, e quindi ci sarà un momento destinato al grido del povero, quindi ci saranno le testimonianze anche, che il grido proprio di alcuni fratelli poveri coinvolti dalle associazioni, da Papa Giovanni, Caritas, Mensa, dei poveri, dei cappuccini. Poi ci sarà, ecco, il momento dell'ascolto del Signore, quindi sarà il momento della preghiera, diciamo così, in senso stretto, che è proprio un momento dedicato all'ascolto della scrittura, alla preghiera con i salmi. E poi ci sarà un terzo momento molto bello, che è quello della liberare, il verbo liberare, che è affidato a un rito che è quello dell'effatà, che è tratto dal rito del battesimo, perché abbiamo pensato, volevamo anche proprio dare un mandato che verrà dato, sarà il vescovo a presiedere la celebrazione, quindi facendo il segno della croce sulla nostra bocca e sui nostri orecchi vuole mandarci a proclamare il Vangelo a questi fratelli, che è il Vangelo dell'ascolto del Signore, che ci ascolta, che ci libera, ma anche liberare le nostre orecchie, perché possiamo innanzitutto ascoltare il grido di questi poveri. Quindi ecco un momento pensato per essere anche simbolico e di mandato missionario. E lo sapevi bene il programma, Cesare, l'avevate condiviso, eri preparato, era informata, anche perché è stata scelta insieme anche con me, e anche lì lo diceva Don Maurizio prima, non è un pregare per i poveri, ma insieme, anche quella sera come si ricordava ci saranno delle testimonianze, per cui veramente è un invito a tutti. Noi tante volte parliamo di Caritas, quante volte siete venuti anche nei nostri studi a presentarci le povertà, i dati, spesso no, si dice la povertà in diminuzione perché ci sono meno poveri, ma noi alla fine di ogni trasmissione diciamo ma non è mica tanto vero, e quindi i dati alle volte vanno anche letti. Ci è piaciuta questa trasmissione dove abbiamo messo anche al centro il cuore del servizio e della condivisione che ogni giorno portate nelle vostre realtà. Speriamo che poi, insomma, un po' come diceva Livio prima, farsi un po' contagiare anche da queste esperienze, perché no, venire quel giorno per poi tornare un altro giorno, tornare insieme, tornare da soli, perché quella domanda non si spenga. Don Maurizio, hai iniziato con Papa Francesco, chiediamo a te insomma di darci anche un altro stralcio del suo messaggio. C'è una delle ultime frasi del suo messaggio che dice: i poveri si evangelizzano, sentiamoci tutti in questo giorno debitori nei loro confronti. Ecco, mi sembra l'attenzione con cui avvicinarsi a loro. Ma sai, alla fine poi se individuiamo le nostre di povertà, in questo senso forse è anche un'occasione, un modo per avvicinarci. C'è la famosa frase: nessuno da vicino è normale, secondo me anche nessuno da vicino non è povero, nel senso che tutti un po' di povertà ce l'abbiamo, poterla condividere anche se sono povertà molto diverse forse può essere un primo passo anche per aiutare noi stessi. Paolo, andiamo sul ponte per un attimo prima di salutarci. Io raccolgo il testimone da Don Maurizio, perché da Papa Francesco passiamo a Jorge Bergoglio e in occasione che mi sembra più o meno un'assonanza dei 30 anni del SIR, che è l'agenzia di servizio di informazione religiosa, e il Papa, appunto, festeggiando questi tre decenni di attività, ha detto una frase bellissima che ci coinvolge anche in questo caso, sicuramente a noi ma anche ai nostri amici, perché dice: accendete, ecco, i fari su tutte le periferie, e in questo caso sono proprio le periferie geografiche, ma anche tutte le periferie esistenziali che abitano queste periferie geografiche. Quindi non soltanto la grande stampa, i riflettori sui grandi avvenimenti, ma anche su quelle piccole storie che in realtà poi costruiscono la storia con la S minuscola. L'ultimissima breve, perché l'editoriale di questa settimana del Ponte, incredibile ma vero, non è firmato dal direttore, sono casi piuttosto rari. Ma è davvero una provocazione molto forte, perché a Rimini si è parlato, prendendo spunto da questo docufilm Un paese di Calabria, si è parlato di accoglienza e anche di integrazione, per cercare di capire
che cosa si è fatto, ma soprattutto che cosa si può fare oggi e anche domani per quanto riguarda lo SPRAR, eccetera, eccetera. E c'è davvero un interesse molto alto per capire a che punto siamo arrivati e dove vogliamo andare e che cosa si può fare. C'è stata un'iniziativa molto, molto partecipata che sicuramente avrà un seguito, perché è un tema che coinvolge tanto tutta la società, ma anche ciascuno di noi. Guarda, mi dai l'assist perché subito dopo i giorni della Chiesa la trasmissione, come se fosse facile, di Stefano Rossini proprio su questo tema, tra l'altro anche con una preziosa testimonianza di un responsabile della cooperativa Centofiori, sappiamo quello che è successo nei giorni scorsi a Spadarolo, per cui si parlerà anche di questo. Io ringrazio Livio, ringrazio Maria Carla, Cesare, Don Maurizio e Luciano per essere stati con noi, ringrazio anche Paola che non avete visto ma che era qui nello studio a vedere se Luciano diceva bene, insomma, uno spirito guidante. Uno spirito guida per la nostra trasmissione. Grazie, noi ci ritroviamo venerdì prossimo, sempre puntuali con i giorni della Chiesa. Paolo, tra sette non giorni mancare. Vi aspettiamo tutti. Buona serata. Ciao, ciao, ciao. Grazie.